Un pomeriggio all'insegna dello sport, della competizione, ma anche della enorme devozione nei confronti di mamma Schiavona. Al via la 23esima edizione della Marcia Longa Mercogliano-Montevergine, tornata finalmente dopo un anno di pausa forzata per il Covid, oltre 250 partecipanti che sono arrivati da tutto il Mezzogiorno d'Italia. E allora andiamo a sentire la voce degli organizzatori, della presidente della Prologo di Mercogliano Stefania Porraro, del vicepresidente Fiorentino Faveriano, di Pietro Carpenito dell'ASD Montemiletto Runners e naturalmente la voce dei corridori. Stefania Porraro, finalmente ci siamo, è veramente bellissimo vedere finalmente il viale di nuovo animato con tanti corridori e tanta gente. Sì, molto bello, soprattutto perché finalmente ripartiamo con lo sport ed è quello che a noi piace perché lo amiamo e siamo una delle Prologo che sponsorizza e promuove lo sport a tutto tondo, quindi bellissimo il viale colorato, grande rispetto delle norme e buona marcia longa a tutti. Fiorentino Faveriano, vicepresidente della Prologo, lo ripetiamo, c'è questo amore infinito per mamma Schiavona, c'è la voglia di mettersi in gioco, c'è la voglia di ritornare a stare insieme. Sì, infatti diciamo che la marcia longa è l'ultimo weekend di giugno, quindi c'era il dubbio se organizzarla anche quest'anno, però c'è stata una richiesta di tantissimi corridori che per loro è un impegno annuale correre per mamma Schiavona e ci siamo sentiti in dovere di organizzarla con le difficoltà del momento, però è comunque anche un segno di ripartenza, quindi bene così. Ma dopo un anno di Covid, che cosa leggi negli occhi dei corridori e delle corridrici? No, è un grande entusiasmo, perché abbiamo deciso l'ultimo mese, diciamo, di fare questa manifestazione, perché ho avuto un sacco di richieste, messaggi, perché i ragazzi avevano voglia di gareggiare. Io ero perplesso, sinceramente, non pensavo di riuscirci. In effetti ho parlato col sindaco, con la Prologo, per vedere loro se erano disponibili a rischiare di fare questa cosa. Fortunatamente per il momento va tutto bene, quindi un grande entusiasmo, ma c'è entusiasmo un po' da tutti i partecipanti, perché comunque questa è una gara particolare, è una gara che si fa per devozione della Madonna e per il fascino del percorso, che il fatto che sia un percorso in salita è una sfida con se stesso, però arrivato sopra la Madonna ripaga di tutti i sacrifici fatti. Finalmente siamo tornati alla normalità, molto contento, oggi è una bella manifestazione a Mercogliano, molto, speriamo bene. E da dove viene? Cava dei Tirreni. È un'emozione arrivare al traguardo, speriamo in bene, perché sono 2-3 anni che non sto correndo, non ho corso più. Allora in bocca al lupo, 16 chilometri tutti in salita. Sono un poco impegnativo, ma il coraggio ci porta ad andare alla cima. Ha partecipato molte volte a questa marcia longa. Sì, ma questa diciamo che è diversa dalle altre corse, perché anche è una forma di devozione verso la Madonna, la si fa sempre con grande piacere e con onore per arrivare su e poi andare a salutare la Madonna. Ha uno strano effetto vedere tutte queste persone, siamo abituati a stare chiusi in casa, è veramente un'emozione forte per tutti. Sicuramente, 2 anni fa eravamo 550, quest'anno siamo 250, però è bello sempre vedere tante persone. Io ormai sono un veterano, sono anni che faccio questa gara. Quasi dal 2002-2003. È andata come? Sempre abbastanza bene o è un continuo? Nel 2003 ci ho messo un bel tempo, poi con l'età e tutto il resto siamo andati un po'... È sempre una sfida con se stessi. Sì.